Recentemente la terapia di Bell è stata paragonata al veleno di scorpione e quanto di più lontano ci possa essere nella realtà. La terapia di Bell è scientifica, ogni singolo componente è reperibile nelle banche dati mondiali, pubmed.gov è la banca dati mondiale, dove si può vedere che la somatostatina, i retinoidi e la melatonina hanno un riscontro molto ampio di decine di migliaia di pubblicazioni. Paragonare a terapie empiriche è assolutamente fuorviante, sia da un punto di vista etico che da un punto di vista scientifico. Ogni componente della terapia di Bell ha una tossicologia reperibile nella letteratura mondiale. Io sfido l'illustre professor Serravezza, che ha fatto questo paragone, a un pubblico dibattito, davanti al pubblico, che mi venga a dimostrare, primo, che la terapia non funziona, quando ci sono ormai centinaia di casi pubblicati sulle banche dati mondiali, che ovviamente ignora e che io gli posso documentare. Secondo, si vada a documentare su ogni singolo componente della terapia che, come ripeto, ha un'altissima valutazione internazionale circa l'efficacia antitumorale. Terzo, la presunta efficacia delle attuali terapie è sempre più radicalmente smentita dalla letteratura scientifica mondiale. Cito solo un caso. Il più esteso studio, 220.000 pazienti di tumori solidi non operati, trattati solo con chemioterapia, pubblicati da Morgan e altri autori su una delle massime riviste mondiali, Clinical Oncology, documenta che nei tumori solidi la terapia medica del tumore a 5 anni ottiene il 2% di sopravvivenza. Questi sono i brillanti risultati che ottiene l'attuale terapia, che cerca di escludere la terapia di Bell, che ormai ha centinaia di casi pubblicati. Oltre a questo, ripeto, io sfido questo illustre personaggio, il professor Se, a un pubblico dibattito sui singoli componenti della terapia e sull'efficacia della terapia. La presunta tossicità è stata ottenuta solo in sperimentazione, perché hanno dato farmaci scaduti a 1048 pazienti, come da verbale firmati da due marescialli dei NAS. Hanno inquinato i retinoidi con acetone, che è tossico e cancerogeno, e l'hanno dato a malati di cancro terminali, chemiotrattati, che non avevano capacità di disintossicazione a livello epatico, per cui sono andati in accumulo. Come se non bastasse, hanno fatto la somatostatina senza siringa temporizzata, provocando nausea. Questi effetti tossici, che loro hanno pubblicato in sperimentazione, li hanno attribuiti alla terapia e non sono verificati da studi seri. Basta citare i 500 o oltre 550 casi documentati dalla Procura di Lecce, che hanno presentato ricorso, sono stati visionati da tre periti che sotto giuramento hanno osservato e documentato risposte in questi pazienti oncologici ampiamente superiori ai migliori risultati delle attuali chemioterapie, senza alcuno degli effetti tossici citati e citati dal professor Serravezza. Lo ripeto, lo sfido a un pubblico dibattito sugli aspetti scientifici.